Segui la 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Perché ehm, abbiamo la prima Premier donna in Italia, che però vuole farsi chiamare come un uomo. Nel senso che eh, rigorosamente in tutte le note eh, di Palazzo Chigi viene detto il presidente del Consiglio Giorgia eh, Meloni. Perché secondo allora... lei? Allora, se è un problema di disforia di genere tutto il rispetto può essere chiamato come preferisce, quindi tutte le persone che sono, sono, non sono allineate, che sono transgender, meritano di essere chiamate come vogliono. Siccome credo che non si, non si tratti di questo e credo che Meloni sia cisgender, eh, e allora è un errore grammaticale perché in italiano la, i nomi femminili hanno davanti un articolo, l'articolo la, eh, non l'articolo il, c'è cioè scritto anche nell'Accademia della Crusca che si dice la presidente, non il presidente. Adesso la verità qual è? È che purtroppo questa si sì è segno di il debolezza, buono. cioè sembra che Giorgia Meloni eh, viva la, la, la condizione di essere. Donna quasi come una diminuzione, come se per, di per essere presa sul serio in un mondo di uomini lei deve rinunciare no, alla propria alla propria alla propria, al proprio genere, no? Al punto tale da non, non cioè io non credo che quando va a scuola non credo che quando va a scuola incontra la maestra e dice buongiorno signor maestro, quando va a scuola del, della sua figlia, della sua figliola non dirà buongiorno signor maestro. Allora, se una maestra si può chiamare maestra, se una cassiera si può chiamare cassiera, perché una presidente del consiglio non si può chiamare la presidente, la pres questo eh. Questo è, si è, resta è un po credo che resti un po' un enigma per tante persone io dico alle spettatrici e spettatori che qui continueremo a chiamare Giorgia Meloni la presidente del Consiglio o la premier perché ci sembra semplicemente anacronistico nel 2022 questa specie di distinzione di per cui non la chiamerò professor uh, Viola, la chiamerò sempre no. anche no. professoressa Viola no. e adesso no. vi faccio vedere il punto di Paolo.